Nei gameplay che vedrete sul secondo canale c'è un problema. Esatto, ci lamentiamo continuamente del controllo che fa cagare, ma c'è un motivo. Eh sì, c'è un motivo. In effetti noi utilizziamo F8 per registrare, ma F8 è anche... è anche il tasto del panico. Non nel senso che quando avete il panico lo premete, se lo premete entrate nel panico, perché premere F8 su tastiera nella versione PC di Watch Dogs vi sminchia i comandi. Sì, ve li manda letteralmente a puttane. Lo stick destro servirà solo per girare la telecamera, mentre lo stick sinistro... stick sinistro serve per andare a fare in culo. Praticamente andrete nella direzione opposta alla camera molto spesso. Provatelo ragazzi, perché è difficile da spiegare. Ad ogni modo sappiate che noi premiamo F8 perché è il tasto predisposto da Nvidia per Shadowplay. E Nvidia è l'azienda per la quale Watch Dogs è ottimizzato. Complimenti Nvidia e Ubisoft per aver parlato così approfonditamente di questi dettagli. Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei Due sul server. Bene, bene, oggi finalmente si parla di un titolo che si aspettava da tantissimo tempo. Stiamo parlando di Watch Dogs, non ci giriamo intorno. Dopo i violenti rinvii che ci sono stati, finalmente l'abbiamo avuto tra le mani. E l'abbiamo avuto anche un po' prima, un po' prima significa 4-5 ore prima del rilascio. Infatti ringraziamo il nostro network, Tom's Hardware, che ci ha dato la possibilità di provarlo un pochino prima della data ufficiale di rilascio, e grazie a questa cosa noi siamo riusciti anche a fare dei gameplay sul secondo canale, nei quali emergono alcune perplessità che però andiamo a chiarire meglio in questo video. Sì, in realtà ne avevamo già preacquistate due di copie di Watch Dogs, quindi adesso ne abbiamo una in più che metteremo in palio questo sabato, quindi non perdetevi il video di sabato. Detto questo, abbiamo giocato quindi in anteprima Watch Dogs e abbiamo subito, nei primi 15-20 minuti di gameplay, trovato alcuni bug, che poi bug non sono, se andiamo per vedere. Uno di questi è semplicemente un difettino grafico, l'altro invece mina pesantemente il gameplay, anche se molti di voi hanno detto che non lo fa, però adesso andiamo a vedere bene. Allora, noi perché abbiamo condiviso queste due cose? Perché vogliamo essere critici? Perché vogliamo attaccare il gioco? No, semplicemente perché un titolo AAA che si è preso tutto questo tempo per essere sviluppato e del quale si parla bene dappertutto, 10 su 10 ovunque, non può averle queste mancanze, secondo noi, eh. Secondo noi. Infatti abbiamo condiviso subito questo piccolo video con voi su Facebook e da lì, come al solito, come succede sempre su Facebook, appena mettiamo una cosa riguardante qualche gioco importante, subito ci piovono delle critiche. E quindi avete detto, ma voi siete i soliti criticoni, non vi va mai bene niente. Comunque non ci va mai bene niente. Allora sappiate che il primo problema che ci siamo trovati a combattere è stato che in questo gioco, quando per esempio un poliziotto ti insegue e vuole fermarti, tu puoi sparargli, ovviamente gli spari al petto, hanno il giubbotto antiproiettile, o magari gli spari al sedere, il sedere non lo uccidi il poliziotto, devi essere bravo, lo devi colpire in testa se vuoi fermarlo, oppure gli puoi sparare su un mignolo del piede. Tutte e due queste cose, testa, piede, neutralizzano completamente la gente. Quindi non c'è neanche la soddisfazione di dire: ok, il poliziotto sta tirando fuori la testa, devo sparare adesso per fermarlo. No, se sta accucciato gli puoi sparare al tallone. È fatta, è un headshot. Sì, e finché insomma spari ai piedi, ai passanti, e non ti dà fastidio vederli morire, ti dà fastidio che ci sia un'animazione che non finisce se tu gli spari in testa, quando gli hai sparato sul piede, loro continuano a lamentarsi anche se gli trivelli la faccia. Va bene, questa è un'animazione che sono tutte cose che comunque sono migliorabili. Noi ci incazziamo perché al day one, dopo tutti questi rinvii, non è possibile che ci siano queste cazzatine risolvibilissimo se qualche beta tester avesse testato un attimino il gioco. Sì, in effetti è quello che ci chiediamo, ma in casa Ubisoft li fate i test? No, perché se io sbatto con la macchina contro una cabina telefonica a 4 all'ora mi ammacco il fanalino, non esplode la cabina telefonica. Porca vacca. Sì, ci sono queste cose messe lì probabilmente apposta per far vedere che era tutto distruttibile. Però se tu ci vai a 10 all'ora vicino alla cabina, questa non è che prende e boom. Cioè non è possibile una cosa simile. Esattamente come i pali di legno, i tralicci della corrente. Io do una botta a un traliccio, quello ok, cade. Quando tocca terra si spacca in mille pezzi. Mi ricorda un po' un simulatore
che avevamo provato tempo addietro. È vero, Woodcutter Simulator. Mi ricorda quell'esplosione lì, secondo è me vero. Qualcosa. Beh, c'è forse una citazione. No, comunque, comunque questo Watch Dogs noi l'abbiamo cominciato a giocare, ovviamente non sappiamo ancora bene di cosa parli la storia, stiamo cominciando a scorrazzare per la città. Alcune cose ci sono piaciute parecchio, come ad esempio la possibilità di scoprire il conto in banca dei nostri concittadini, poter rubare, poter avere un approccio stealth, però tutte queste cose sono minate dall'impossibilità di fare tante cose di nostra iniziativa, perché molte cose sono automatiche. In effetti non potete saltare all'interno del gioco e mai che neanche a provarci a tirare un cassotto, niente proprio. Questo uomo si aggrappa dappertutto, fa parkour praticamente, però non riesce a tirare un cazzotto in faccia a nessuno, nemmeno a volerlo. Spara a tutti, però cazzotti no. Una cosa un po' strana, ragazzi, ci sentiamo un po' strani a giocare a questo gioco. Ci sono un po' di problemi quando si esce dalle vetture, perché se è vero che riusciamo a far esplodere una cabina del telefono a 4 all'ora, se la nostra macchina non è ferma completamente, magari andiamo a 10 all'ora, ci vogliamo buttare fuori, potrebbe capitare di schizzare lontano come dei tappi di birra. Sì, esattamente quello che succede ai pedoni quando vengono messi sotto. Alcuni hanno un ragdoll giusto, esatto, altri invece sparano via lontano come se non avessi, non ci fosse un domani, come se avessero una molla nel culo. Queste cose che, vabbè, voi direte, vabbè, ma voi avete giocato solo per trovare i bug. No, noi abbiamo giocato per farci un giro in città e queste sono le prime cose che emergono, purtroppo. Graficamente il titolo ci veniva presentato come un titolo rivoluzionario e lo è, cazzo se lo è. Per due cose: l'acqua, che è la migliore che abbiamo mai visto in 30 anni. Sì, l'acqua ci piace tantissimo, assolutamente. Un'altra cosa, ovviamente, è il fumo. Il fumo, ragazzi, è figo. Così come sono fighe le esplosioni, almeno fino a che non si spengono. Sì, ci sono dei problemi con le fiammate. Nel senso che quando esplode una cosa, spesso succede che ci siano delle folate di vento improvvise che non si sa da dove arrivino, però il fuoco va di lato, per una frazione di secondo va di lato e si spegne tutta la magia. Un titolo di nuova generazione come questo, presentato come l'innovazione di questo secolo, come il gioco migliore dell'anno, come spesso succede, 10 su 10 da tutte le parti, ragazzi, noi ricordiamo sempre questo, e sottotitoli da 9 su 9, 10 su 10, E poi che poi vai vicino a un muretto e non ti si graffia manco il muretto, roba che in GTA 4 già succedeva. Oppure fai un incidente non troppo forte con la tua nuova Ferrari, la Ferrari non ha un graffio. Oppure ancora, ragazzi, accendete i fari e i vostri fari non proiettano ombre davanti a voi. O ancora, i passanti che passano sotto alcuni lampioni hanno le ombre dinamiche, sotto altri lampioni non ce l'hanno. Porca vacca, ragazzi, è un titolo del 2014 pluripremiato, è un titolo che dovrebbe essere sbalorditivo e noi ci siamo trovati a fare il confronto, perché l'abbiamo fatto, con GTA, e GTA vince quasi sotto tutti i punti a livello tecnico, poi i giochi sono molto diversi l'uno dall'altro, però a livello di solidità tecnica GTA vince. Sì, e ci dispiace un po' dirlo, perché questo è un gioco che è uscito per PC, per Xbox 360, One, PS3, PS4 e anche per Wii U uscirà questo autunno, e io sono curioso di giocarlo su Wii U. Pure io, anche perché su PC si era detto che il gioco sarebbe andato benissimo ad ultra con una scheda video molto inferiore alla nostra. Sì, ma a noi va a scatti. A noi va a scatti. Cioè, il gioco scatta e se lo metti a basso scatta ugualmente. Ci sono dei problemi gravi, pesanti, tecnici, che non sono stati risolti e non mi potete venire a dire ma ci sarà una patch al day one. A me fotte sega della patch al day one, ragazzi. Vi ricordo che 10 anni fa uscivano i giochi e non li dovevi aggiornare per avere un prodotto completo. Cioè, mi volete davvero far credere che alla Ubisoft non hanno un PC con una 780 Ti per vedere se il gioco va bene? Cioè, fanno uscire il gioco, poi oh, ma sulla 780 Ti non va. Ma porca vacca, facciamo uscire una... Ma dai, ragazzi, su! Non mi tirate nemmeno in ballo il fatto della pirateria, Così le versioni che ci sono piratate in giro, che sicuramente ci saranno, saranno buggate. No, ragazzi, non funziona così il mondo. Il mondo non va così.
è stato fatto troppo di fretta, anche se l'hanno rinviato troppe volte, perché troppe volte l'hanno rinviato, è stato fatto uscire anche questa volta troppo di fretta. È un titolo gigante che ha tantissime cose da scoprire, come l'albero delle abilità. Non vi stiamo parlando del gameplay, per la recensione, questa non è una recensione, è un'anteprima, sono prime impressioni. Sì. Per la recensione la vedrete più in là, quando avremo finito il gioco, quando sapremo al 100% di chi ci sta nel gioco. Però adesso siamo un attimino giù di morale. Siamo giù di morale, molto delusi, anche perché questo Watch Dogs al momento è molto fastidioso da giocare, proprio per colpa di questi cali di frame rate che durante gli inseguimenti sono fastidiosissimi, perché avete proprio dei blocchi, ragazzi, la visuale si blocca per mezzo secondo e tu, se devi svoltare, svolti male. Insomma, quindi speriamo tantissimo che il gioco pian pianino si riprenda. Il problema è che noi crediamo che il problema non sia che c'è stato troppo tempo, poco tempo per svilupparlo. Il problema è che ormai si inizia a far pubblicità a un gioco quando hai sì e no il disegno del protagonista. Sì. Non hai ancora niente, non hai ancora un cazzo, ma cominci a spingerlo a livello pubblicitario. Al punto che dopo un anno la gente viene sotto casa tua con le fiaccole e i forconi e ti dice: sono 2 anni che lo stai sviluppando, fallo uscire. E sei costretto a far uscire un gioco incompleto. Sì, ed è questa la cosa che ci dispiace di più, oltre al fatto che su PS4 ci sono 60 minuti di gameplay in più. Perché? No, non lo so io.